Per Cuore Gialloblu e a Tutto Basket abbiamo il piacere di aver incontrato il presidentissimo Gianni Petrucci, tornato al suo vecchio amore dopo vari e importanti impegni istituzionali a tutti i livelli, a livello sportivo del CONI. Oggi è tornato alla pallacanestro. Una Coppa Italia di Lega 2 innovativa questa Final Six, gestita in un impianto fieristico, in un vero e proprio palazzetto, abbinamento con altri eventi, funziona. Nazionale avesse questo ulteriore successo. Poi si vede pallacanestro in ogni stand, in ogni padiglione. Le finali di Coppa Italia, il 3 contro 3, John the Game, dimostrano che la pallacanestro è uno sport sempre più affascinante. Sono tornato al vecchio amore perché io mi sono diviso tra CONI, calcio e basket, e ho la fortuna di aver assistito o diretto le più importanti organizzazioni del nostro paese a livello sportivo. Quindi lo stato di salute del nostro basket più in generale, adesso che è tornato alle redini, abbiamo visto, i dati ci dicono che gli incrementi degli spettatori sono in aumento in poi tutte le categorie, vuol dire che probabilmente manca soltanto il ritorno a un successo della nazionale. Sì, questo lo dico da tempo. La realtà è che noi, ogni presidente pensa che il proprio sport sia il secondo dopo il calcio. Noi lo siamo come interesse perché... per soldi che si danno allo Stato con le tasse c'è il basket. Questo però non deve dirci che siamo soddisfatti, dobbiamo vincere con la nazionale. Gianni ha rilanciato l'entusiasmo, io spero molto in queste qualificazioni agli europei e poi puntare alla qualificazione per i giochi olimpici. Sarà difficile, ma ce la metteremo. La nuova formula voluta dalle istituzioni della Lega Gold, con meno stranieri, più italiani protagonisti, in commissione con grandi giocatori come Mancinelli, Basile, che vediamo qui, Soragna, per non togliamo niente a nessuno, Amoroso, scesi di una categoria, valorizzano i giovani e danno, è un progetto che va ad ampio respiro per la nazionale, è un primo passo. Ma sì, peraltro questa è una riforma che ho trovato e dobbiamo mantenerla adesso per i prossimi 2 anni e poi si può vedere tutto. La federazione non deve cambiare ogni anno a secondo del momento che attraversa, perché le società fanno investimenti. Torino l'ho vista giocare la prima partita, una bella squadra, sta lì in vetta. La realtà è che nel cosiddetto campionato Gold ci sono 3-4 squadre che possono puntare alla massima serie. È un campionato avvincente con un bel numero di spettatori e poi io sono sempre stato per le grandi città. Il basket è importante se tocca le grandi città. Sì, i piccoli centri sono importanti per la tradizione, però Torino 4-5 mila spettatori. Se pensiamo che la Fortitudo Bologna nella quarta serie dei campionati di basket fa 4.500 spettatori, vi renderete conto. Napoli è tornata, Napoli, Firenze purtroppo con il ritiro di Lucca ha perso parecchi punti, adesso sta lottando per la decisione, però nel basket interessa e mi auguro che gli investitori vengano sempre. Grazie mille per la Tutto Basket, Gianni Petrucci.